Speriamo. Ritenete in taglio. Con l'inaugurazione dei nuovi spazi della sala d'attesa, del CUP e della mensa del Burlo Garofalo viene data una risposta alle necessità che l'istituto infantile aveva già manifestato diverso tempo fa. La realizzazione di queste nuove aree è stata resa possibile grazie a un finanziamento regionale e a una donazione di Despar Aspiag Service, donazione che in realtà è dei cittadini della regione Friuli Venezia Giulia, i quali arrotondando lo scontrino nei punti vendita del gruppo hanno così contribuito a raggiungere la somma di 165.000 euro circa, che sono stati impiegati per le nuove aree, così come per una serie di apparecchiature ora in dotazione al Burlo. A Despar il nobile compito di regia e di stimolo per questa iniziativa. Oggi inauguriamo con soddisfazione e piacere tre aree del nostro istituto. La prima è la mensa, dove portiamo i nostri posti a sedere da 40 a 70 e consentiamo con una serie di ulteriori spostamenti il completamento dei lavori riorganizzativi del nostro pronto soccorso. Poi il nostro nuovo CUP che vedete qua alle mie spalle, come diceva lei, anche questa importante area di accoglienza per i nostri bambini e le piccole e le loro famiglie, e riusciamo ad acquisire anche grazie a questa donazione di Despar due monitor multiparametrici cerebrali neurologici per le nostre sale operatorie. Tutti questi lavori stanno all'interno di un complesso processo riorganizzativo logistico del nostro istituto, reso possibile grazie al finanziamento anche regionale che abbiamo ricevuto nel 2021 dall'attuale amministrazione regionale, che ringraziamo, e vanno nella direzione della messa in sicurezza dei nostri luoghi di lavoro, della risposta ai requisiti di accreditamento e appunto e soprattutto volevamo farlo andare nella direzione dell'accoglienza complessiva, soprattutto tenendo conto dell'utenza particolare che abbiamo, che è fatta di bambini e dei loro accompagnatori. Una donazione che suona anche come un ritorno al passato per il gruppo Despar, che difatti aprì alle iniziative di raccolte fondi e donazioni in regione proprio rivolgendo gli sforzi verso il Burlo Garofalo. Il gruppo della grande distribuzione organizzata è da anni ormai un riferimento importante per molte realtà che possono così beneficiare di strumenti, mezzi, ma anche progetti e campagne di sensibilizzazione che guardano sempre al sociale. Da soli non faremo niente, quindi siamo oggi qui al Burlo a ringraziare quelle persone ancora, no? Le persone che scelgono di venire a fare la spesa da noi, dire a loro un grazie per la fiducia che continuano a riporre nella nostra azienda, donandoci, arrotondando lo scontrino e donandoci del denaro che noi custodiamo e poi diamo in conto spesa alle strutture sanitarie per migliorare quelle che sono le strutture appunto, ma l'acquisto anche di strumentazioni elettromedicali.